Buon pomeriggio cari concittadini, buon pomeriggio. Allora, aspettate qualche secondo, aspettiamo qualche minuto, scusate, così riusciamo a permettere a tutti di collegarsi. Allora, scusate un attimo, mi alzo dalla sedia perché sono in segreteria politica, poi via Frangipane 72, ora vi parlerò anche di questo. E siccome ci sono rumori, vado a dire di non fare rumore. Fermati. Ok, allora, stasera vi parlerò di tante cose che hanno a che fare con il prezzo altissimo che si paga quando si vuole fare politica nella verità. E io cercherò di spiegarvi, problema per problema, come il problema viene trattato dai venduti e dai traditori e come dovrebbe essere trattato da quelli invece che hanno a cuore la verità e vogliono risolvere il problema veramente. Vi parlerò di brevissimamente, perché devo precisare alcune cose di Radio Antenna Febbea e di quella trasmissione, diciamo, che voi conoscete. Vi parlerò di Ponte sullo Stretto, di parcheggi e di circoscrizioni, raccomandandovi sempre che chi si vende per un piatto di lenticchie, ma anche chi si vende per più di un piatto di lenticchie, vale, diciamo, è un venduto, resterà sempre un venduto. Perché vanno male le cose? Perché ci sono tantissimi venduti in azione nei posti di potere. Ok? Ciao Maurizio, ciao Pasquale, aspettiamo qualche minuto perché è importante, io devo cercare di stare in silenzio perché poi mi viene da parlare e non rispetto i tempi che i tecnici mi hanno dato. Allora, abbiate pazienza qualche secondo, ok? Abbiate pazienza. Allora, prima cosa, cominciamo. Quanti siamo? 32, 33. Beh, aspettiamo qualche altro minuto e partiamo. Allora, intanto ciao Marcello, ciao Filippo, iniziamo questa diretta. Io purtroppo più di qualche minuto non ce la faccio aspettare, è un mio limite, mi dovete scusare, ma non ce la faccio aspettare. Dovrei aspettare qualche altro minuto per dare la possibilità a tutti di collegarsi. Allora, parliamo un attimino della segreteria. La segreteria, ricordatevi, in via Frangipane 72, diciamo nella zona del Lugo Foscolo, del liceo artistico, Viale Messina, il prolungamento di Viale Messina, quindi Viale Calabria, là dove c'è il botteghello, più avanti ci sono le scuole e c'è la mia segreteria. Qui è la segreteria regionale di Alternativa Popolare ed è la caserma, ovviamente la chiamo così perché i soldati di Reggio devono avere una caserma. Ed è la caserma dove i soldati di Reggio si riuniscono per, diciamo, attivare tutte quelle strategie di guerra, perché siamo in guerra, contro i malvagi, contro gli imbroglioni e contro i traditori, che sono tantissimi.
Allora, la gente che cosa vuole? La gente vuole che la risoluzione, che cosa vuole la gente dagli amministratori? Vuole che gli amministratori risolvano i problemi della città. Una cosa semplicissima che purtroppo oggi non avviene. Quindi pagano le tasse e vorrebbero avere i servizi essenziali, nonché i servizi anche non essenziali, a supporto della città e a supporto della loro vita. Come si è combinata Reggio? Reggio si è combinata che è una città che è diventata, si è svuotata non solo di popolazione ma anche di idee, di fermento civico, perché la gente è molto demoralizzata, allora pensa che la cosa più importante da fare, più diciamo utile da fare nell'unità di tempo è partire e cambiare città. Quindi c'è chi riesce, perché ha la possibilità economica di raggiungere magari i figli che studiano fuori, eccetera, eccetera, altri invece che non devono, sono costretti a rimanere qua. Io ringrazio veramente tutti i cittadini di Reggio che giornalmente vengono qua, io vengo qua magari per un appuntamento perché devo girare e poi mi ritrovo a rimanere in sede perché viene tanta gente a trovarmi che vuole partecipare attivamente a questa grande battaglia. Non c'è giornata che non arrivano soldati che si vogliono arruolare in questa battaglia. E questo è un segno fortissimo del fermento che sta nascendo. Vi parlo un attimino, ve l'ho detto, non ne parlerò più tranne per questioni importantissime che voi dovete sapere, della questione di Bastiglieri e il figlio di Radio Antenna Feppè. Allora, io sono sempre stato per, come dire, non ho mai criticato, la critica politica, anche aspra, fa parte del gioco. Io non ho mai, come dire, fatto nulla nel sentire Bastiglieri che da sempre mi viene in giro, il santone, il santino, il pastore tedesco, queste sono cose normali che poi rientrano nella dialettica, diciamo, giornalistica, anche se io non credo che meritino per quello che fanno in quella trasmissione di essere iscritti nell'albero dei giornalisti, tutte e due padre e figlio, perché quella tutto è tranne che una trasmissione giornalistica, è un circo, è un modo per fare audience e quindi prendono in giro tutti, parlando, dicendo cose gravissime su molte persone e hanno colpito in maniera veramente incredibile e indegna la mia meravigliosa comunità cristiana e lo fanno in maniera proprio molto precisa. Questo è intollerabile, non si può tollerare perché questo è una discriminazione veramente religiosa di una comunità bellissima, meravigliosa, che fa del bene dalla mattina alla sera, e trasformare il bene in male così come hanno fatto loro è, diciamo, inconcepibile. Per questo motivo io le avevo anche, io ho fatto di tutto per evitare che questo avvenisse, no? Addirittura vi ricordate quando ho chiamato Dario per dirgli, vedi che non è solo una questione mia personale, ci sono centinaia di persone che non ce la fanno più a sentirsi additare delle cose che voi dite gravissime, perché loro dicono cose gravissime di cui dovranno rispondere, no? E quindi, mentre loro che fanno? Vanno in trasmissione e passano, cioè vogliono fare le vittime, dice no, mi hanno chiamato quasi intimorendoci che se non avessimo finito di parlare avrebbero denunciato, quindi hanno, anziché vedere il bene che io volevo fare, cioè volevo spiegargli che non è una questione mia personale, là non ci sono pecoroni come pensano loro, là ci sono persone di tutti i livelli che hanno la loro, come ce l'hanno in tutte le comunità cristiane vere, la loro autonomia decisionale in ogni cosa, al contrario di come fanno pensare in maniera artata i padre e figlio per motivi commerciali, di lavoro. Dopodiché loro hanno trasformato questo invito alla pace come una minaccia. Da quel momento in poi la partita si è chiusa. Nel senso che io non ho più e ne voglio dialogare con questa gente, perché ho capito che tipi di personaggi sono. Oggi, dopo che sono arrivate le denunce, perché sono arrivate le denunce serie, nel senso che noi abbiamo scritto, siamo intervenuti con gli avvocati per scrivere a tutti gli enti preposti che devono intervenire con tanto di audio, di video, di richieste di registrazione, e oggi sono passati, hanno cominciato a fare le vittime, no? Ci vogliono chiudere il programma, i poteri forti, la politica, ci siamo messo contro questo, contro quello, bandecchi, cose, insomma, hanno cominciato, stanno cercando di fare le vittime. Io non lo ripeto più, ve lo dico una volta e non lo ripeto più, non parlerò più di questa storia. Questa ancora una volta dimostra che questa è una storia molto triste, di personaggi che sono personaggi tristi, che lo fanno per sbarcare il lunario, ma lo fanno, è una professione assolutamente degna, e il modo con cui lo fanno
che è veramente abominevole, perché scagliarsi contro una meravigliosa comunità facendo credere alle persone che seguono, non sono poche, perché non ho mai detto che la trasmissione è seguita da poche persone, purtroppo, dico purtroppo, la seguono diverse persone, e quindi adesso noi stiamo, agiremo per altre vie. Loro fanno quello che vogliono, noi facciamo quello che dobbiamo fare per difendere una meravigliosa comunità che è stata calpestata per motivi politici, perché la fanno politica, utilizzano la regina per fare politica, e per motivi commerciali, legittimi, ma motivi commerciali. Chiusa parentesi, di loro si occuperanno alcune istituzioni dello Stato che decideranno quello che si deve fare. Noi faremo di tutto per difendere la verità, ovviamente, e difenderci da questi attacchi. Non credete al fatto che fanno quelli che sono, come dire, perseguitati. Sono loro che con il loro parlare perseguitano e cercano di, diciamo, di discreditare vari personaggi. Sono capitato io, ma voglio dire, ne sono capitati tantissimi altri nella storia di questo programma. Mi dispiace moltissimo per il proprietario, che è una bravissima persona, che però non è riuscito da proprietario a dare una linea editoriale a questi due personaggi che fanno quello che vogliono, senza che gli ordini dei giornalisti dicano una parola. E addirittura oggi, in uno slancio di ipocrisia e di vittimismo, dice: noi ci fanno le vignette, abbiamo parlato con l'ordine dei giornalisti, perché non è possibile che i giornalisti vengano trattati in questo modo. Ma non avete ritegno. Allora, io parlo, chiudo questa questione e apro le questioni importanti della città. Vedete come si affrontano le cose? Le cose bisogna affrontarle di petto. Cioè non si può permettere a nessuno, neanche a due giornalisti come questi che fanno una trasmissione che non ha niente a che vedere col giornalismo, non gli si può permettere di dire quello che vogliono. Perché loro sono abituati a dire quello che vogliono, perché nessuno mai gli ha detto niente. Voi dovete reagire, cari concittadini, ad ogni ingiustizia. Come? Allora, partiamo da questi due soggetti, di cui, ripeto, non parlerò più, per farvi capire come agisce un venduto e un traditore e come agisce una persona che ha a cuore la verità. Un venduto e un traditore, rispetto a una logica del genere, io mi sto zitto, non me ne frega niente, non parlo, non gli do spazio, mi chiudo. Non mi conviene fare una battaglia di verità con questi due che poi magari mi parlano pure di più di quanto mi stanno parlando, mi chiudo, arriccio, mi prendo due schiaffi e non dico niente. In uno che agisce così, secondo voi, uno che agisce così, come agirà quando governa la pubblica amministrazione? Agirà nello stesso modo. Dinanzi a un problema, fai i conti, siete con la calcolatrice e fai i conti. Mi conviene fare questa cosa? Non la faccio. Non mi conviene? Non la faccio. Ma uno che agisce nella verità non fa, non dice non mi conviene, non la faccio. Io la faccio se è giusta, non la faccio se non è giusta. Tutti i religiosi, io ne conosco religiosi ipocriti che fanno finta di combattere, fanno i combatti la verità, la giustizia, cantano, ballano per la verità, ma dinanzi all'esposizione, così come Gesù si esponeva, io sono un piccolissimo cristiano, ma prendo esempio dal Signore dei Signori, dal Re del Re Gesù Cristo. Gesù Cristo che faceva? Si chiudeva o si esponeva per combattere il male dicendo scribi e farisei ipocriti, razza di vipere? Gli diceva, si esponeva. Chi ama la verità si espone, ok? Questa è la differenza fra i venduti e i traditori e quelli che amano la verità. Quelli che amano la verità, anche se hanno dei danni, delle ferite, cercano di combattere per risolvere i problemi e per affermare sempre e comunque la verità e la giustizia, ok? Ora passiamo ai problemi di cui vi volevo parlare oggi. Primo problema, ponte sullo stretto. Voi sapete che io ho presentato una mozione che ancora non è stata discussa in Consiglio Comunale, perché il buon Vincenzo Marra, ancora del PD, non ha messo ancora, io gli ho dato un tempo perché c'è stato giustamente il lutto della mamma del sindaco, e tutti, io sono rispettoso di questo momento di afflizione e di sofferenza del sindaco, su questo non c'è, infatti gli ultimi due consigli sono stati grazie a Dio, perché tutti i colleghi hanno aderito al mio invito a non fare consigli comunali, diciamo, aspri, perché dobbiamo rispettare i tempi di afflizione del sindaco. Però dico ora a Vincenzo Marra, convolo questo consiglio comunale. A Messina ci sono le commissioni consigliari, parlano tutti i grandi scienziati del mondo sul ponte in commissione consigliare del comune di Messina, e noi non abbiamo neanche una interlocuzione con questi soggetti, noi che siamo la città metropolitana che è di fronte a Messina.
mi dispiace molto per il mio amico Cateno De Luca che abbia cambiato bandiera sul ponte sullo stretto, e io dico: Cateno, non devi cambiare idea, perché prima tu eri pro ponte perché sapevi che era importante il ponte sia per Messina che per Reggio, perché avrebbe dato un fortissimo impulso all'area dello stretto. Oggi ho letto sul giornale che vuoi fare una manifestazione contro il ponte. Non va bene, Cateno De Luca. Io te lo dico con l'affetto che ho verso di te, abbiamo avuto dei rapporti politici, tu sei anche intervenuto in una delle mie dirette e ti ringrazio per questo, però questo non va bene, perché tu lo sai benissimo che il ponte fa bene e salva le due città, e i soldi che si stanno spendendo per le infrastrutture in questo periodo non sono collaterali al ponte, non sono mai spese nella storia. Quindi noi che siamo abbandonati da tutti, avere il ponte significa avere una grandissima, grandissima opportunità di sviluppo, non solo della Sicilia, ma dell'intera area dello stretto. Quindi che lo dica uno di Cosenza, di Calatanzaro, che dica Tanzaro che non sono d'accordo, d'accordo può andare anche bene, ma che lo dica un reggino messinese è gravissimo, è una cosa gravissima. Quindi spero che Cateno si ravveda e vedete come, anche qua per esempio, no? Cateno per motivi politici, siccome deve fare la lotta alla Lega di Salvini, deve prendere questa posizione. Non va bene, prima bisogna lottare e servire il proprio territorio, dopodiché uno prende una posizione politica giusta, vera per il proprio territorio. Non che uno cambia posizione in funzione dello schieramento politico in cui si trova o della convenienza della contingenza politica momentanea. Ecco, così si comportano in questo modo si comportano quelli che non hanno a cuore le sorti, che hanno a cuore le sorti della propria carriera politica. Anche qua potete vedere la differenza di quando uno si comporta in maniera corretta, coerente e giusta, e quando si conviene si comporta per opportunismo politico. In questo caso Cateno sta avendo una posizione di opportunismo politico. Io chiedo a Cateno De Luca di ritornare alla posizione vecchia, che era quella giusta, quella autentica, e non perché ora sta facendo campagna elettorale deve cambiare bandiera, perché non è corretto, ok? Terza questione, i parcheggi. Parcheggi, si sta creando il dibattito, no? È intervenuto il presidente dell'ATAM, Basile, il sindaco ha detto pure che non si possono pagare meno di 2 euro in Via Marina. Assolutamente no, assolutamente no. Prima cosa, qualcuno chieda, glielo chiederò io quando lo vedo a Brunetti, perché ha detto quella grandissima bugia che ha detto che a Catania si pagano 5 euro quando non è vero niente, perché vedete uno le supercazzole le spara sempre perché deve sparare, perché tanto nessuno controlla i supercazzolari, quindi mi dispiace per Brunetti che ha fatto questo tipo di affermazione sbagliata. Oggi in questo momento noi ci troviamo in una condizione di crisi economica totale, non è corretto e non è giusto fare un'operazione che in altri tempi e in altre circostanze poteva anche essere corretta per stimolare i cittadini ad andare al centro con la macchina, quello è un altro discorso, ma non si può fare questa operazione in questo momento che siamo in gravissima crisi economica e i negozi e le attività del centro stanno chiudendo tutte, tranne pochissime che riescono a vendere qualcosa. Quindi su questa cosa non si transige, la mozione che ho presentato deve andare avanti e deve essere portata al primo consiglio comunale utile, perché questo dobbiamo vedere anche qua i nomi e cognomi di quelli che decidono di fare, appesantire ulteriormente i nostri concittadini. Circoscrizioni, c'è un dibattito anche sulla circoscrizione, nel centro-sinistra c'è l'area, ho letto un articolo di Burrone che dice che non si devono fare le circoscrizioni perché bisogna dare i soldi, 10 milioni che costerebbero le circoscrizioni ai bisognosi. E dall'altra parte c'è chi le vuole. C'è una discrasia nella maggioranza. Io sono per le circoscrizioni, è vero che sono un costo le circoscrizioni, ma è vero altresì che c'è una politica di maggiore prossimità. Il cittadino non ha più a chi rivolgersi. Quindi le circoscrizioni devono essere di meno delle 14 che erano prima, saranno 5, vanno fatte perché servono i politici di prossimità, che sono i consiglieri circoscrizionali, che coordinandosi con i senatori della città, i consiglieri comunali e l'amministrazione danno la possibilità, cioè è data la possibilità di avere una presenza più capillare sul territorio. Tutte le scelte dove si diminuisce rappresentanza politica sono scelte scellerate. Quindi io sono per questo tipo di proiezione, cioè quella di fare le circoscrizioni. Ovviamente devono avere delle funzioni e devono avere una rappresentanza giusta per i territori, diciamo, per l'estensione territoriale.
Ultima questione e chiudo la diretta. Falco Matà, io lo sapete, ho un grande rispetto di Falco Matà, l'ho sempre avuto, anche se ho dovuto dire, perché questo è il mio compito istituzionale, quali sono state, quali sono state tutte le sue, diciamo, i suoi comportamenti sbagliati che hanno generato la distruzione della nostra città. Noto con grande piacere che qualunque argomento io tocchi, poi piste ciclabili per esempio, ma è stato anche per l'aeroporto, poi io deleghe alla città metropolitana, io prendo una posizione e poi Falco Matà mi segue a ruota e magari o risolve il problema che io gli dico, oppure diciamo alla linea che io ho indicato qualche giorno prima, magari attraverso una diretta o attraverso qualche articolo. Mi presento sul territorio per diciamo stigmatizzare alcune mancanze e poi arriva lui e risolve il problema. Quindi che significa? Che Falco Matà segue la linea mia e io sono contento che sono diciamo lo stimolatore di Falco Matà. Quindi praticamente io sto facendo il sindaco prima di essere sindaco, no? Perché dico le cose e poi lui le fa perché vede che io dico che si devono fare. Quindi dico a Falco Matà questa cosa in maniera molto sommessa, in maniera molto rispettosa proprio per il momento particolare che sta vivendo. Il sindaco deve fare il sindaco sempre, non deve soltanto prendere le indicazioni che è giusto che le prenda da parte dell'opposizione. Il sindaco deve risolvere i problemi, gli svariati problemi che ci sono ogni giorno nella città governata. A questo punto io ringrazio Dio che abbiamo potuto stabilire un criterio per fare politica diverso, una modalità diciamo di fare politica in maniera diversa, cioè quella di non solo fare gli atti amministrativi, gli atti politici, scusate, ma queste dirette servono per stimolare e le battaglie che abbiamo fatto servono, e come se servono, per stimolare chi amministra, cioè chi è nella stanza dei bottoni, a fare quello che magari non fa perché si nasconde dietro l'ipocrisia e dietro il, diciamo, l'essere venduti e tradire a volte gli interessi del proprio territorio. Molti dei politici attuali sono traditori e venduti. Infatti Rivoluzione Reggio sta crescendo a dismisura perché vengono qua a trovarmi e mi scrivono una marea di persone che io non riesco neanche a contattare e gli chiedo scusa per questo, perché il mio sogno, sapete qual è il mio sogno? Contattare tutti e 176.000, quanti siamo, non mi ricordo precisamente quanti siamo, reggini per comunicargli il progetto di Rivoluzione Reggio e per dire a tutti questi cittadini: combattete, tirate fuori il coraggio e la libertà se ce l'avete, se no scioglietevi dai lacci, per combattere la battaglia delle battaglie, per salvare la città. Ci vuole il coraggio dei coraggiosi, dei liberi e forti, e quindi io ringrazio Dio che questo modo di fare politica sta stimolando il sindaco a fare le cose. Noi diciamo le cose e poi lui le fa. Ottimo lavoro. Però a questo punto Rivoluzione Reggio, io e voi soldati di Reggio stiamo amministrando la città. Invece il sindaco la deve amministrare direttamente la città, non dovrebbe avere bisogno diciamo, dello stimolo degli altri, dovrebbe fare lui, perché lui è stato eletto per questo, dovrebbe risolvere i problemi della città. Quindi io continueremo a fare questa politica che sarà nei palazzi per gli atti che riguardano le cose diciamo, all'interno del palazzo. Io farò tutto quello che devo fare per poter diciamo, svolgere al meglio il ruolo di consigliere comunale e di presidente della Commissione contro le garanzie. I protagonisti, cari concittadini, siete voi. Voi siete i protagonisti di questa storia meravigliosa. Rivoluzione Reggio è la sommatoria di tutti i reggini coraggiosi, liberi e forti che stanno venendo fuori per fare qualcosa per la propria città. Non bisogna soltanto manifestare e noi manifesteremo, ma bisogna poi creare un progetto politico per vincere le elezioni. Perché gli imbroglioni e i traditori venduti sanno solo fare le liste. Per il resto non gli interessa niente della città. E lo dico prima delle europee. Io sono candidato alle europee. Perché mi ha chiesto il partito di candidarmi e io mi candido. Sarò uno dei candidati alle europee. Ma dico già da ora, in campagna elettorale per le europee, dico a voi, partiti, rappresentanti dei partiti, diteci subito dopo le europee chi sono i vostri candidati al sindaco del centrodestra e del centrosinistra. Non potete pensare di prendere per il culo i reggini calando i vostri candidati gli ultimi mesi o l'ultimo mese addirittura, come fa generalmente il centrodestra, che lo cala una settimana prima della presentazione delle liste perché sa che poi non si può più muovere nessuno. Dovete dirlo ora, perché io mi voglio confrontare con i candidati al sindaco
ora, perché i cittadini, come conoscono me, perché mi vedono tutti i giorni in queste dirette, quasi tutti i giorni, devono conoscere anche voi, cari candidati a sindaci della città di Reggio Calabria. Sapete perché? Perché con la legge Bassanini il candidato a sindaco conta tantissimo rispetto agli altri poteri, alle altre strutture, diciamo, governative, no? Rispetto alla giunta, rispetto al consiglio comunale. Conta tantissimo, quindi voi non potete prendere la persona che conta di più e fargliela conoscere ai cittadini qualche giorno prima, con un programma come incolla magari dell'anno precedente, degli anni precedenti, dicendo che farete questo e quello senza che il candidato sia conosciuto dalla cittadinanza e abbia avuto almeno il tempo. Si può girare la città di Reggio in un mese? Ci si può fare conoscere dai cittadini in un mese? Assolutamente no. Io non sono più al centro-destra perché non condivido quel programma che hanno e quel modo di fare che hanno, che ci calano da Roma i candidati, così come da Roma ci ricala il centro-sinistra. I candidati devono essere scelti nella città, il programma deve essere condiviso dai cittadini, deve essere condiviso perché il candidato deve girare la città in lungo e in largo, deve conoscere se possibile personalmente tutti i propri concittadini, dopodiché i cittadini nella libertà sceglieranno chi devono votare. Ok? Ricordatevi sempre che sono state calpestate le regole basilari della democrazia. I deputati e i senatori vengono votati, vengono indicati dalle segreterie di partito e sono loro che li indicano. Dopodiché il cittadino, il potere del proprio voto è ridottissimo tra 3-4 scelte che hanno comunque scelto da Roma. La Meloni aveva promesso che avrebbe fatto la preferenza e non i listini bloccati, ancora non ha cambiato la legge, ora che governa lei, chi governa lei. Vedete come uno poi cambia per non morire, diceva una canzone, cioè cambia per interessi politici. Ecco, ora cari concittadini, io vi prego di non vendervi per un piatto di lenticchie, vi prego di impegnarvi quotidianamente, perché la politica o si fa o si subisce. Dobbiamo scardinare il sistema dei politicanti che non fanno niente per i cittadini, però poi sanno fare le liste ai candidati e vincono le elezioni. Infatti noi non solo protestiamo, ma proponiamo, voi vedrete il programma di Rivoluzione Reggio che nascerà dalla condivisione con tutti i cittadini reggini. E poi noi faremo le liste. E io già da ora vi chiedo, tutti quelli che vogliono essere candidati, lo facciano di nascosto, perché sennò arrivano i vari volponi politici che vi chiederanno di non candidarvi perché vi conviene candidarvi là, che vi promettono il posto di lavoro. Venite qua, mi date la disponibilità o mi iscrivete, vi fate la campagna elettorale e voi sarete candidati all'interno delle liste di Rivoluzione Reggio. Quindi chiunque, lo dico già da ora, un anno e mezzo prima o due anni prima della scadenza elettorale delle comunali, chi si vuole, così come stanno facendo tantissimi che mi stanno dando la disponibilità a candidarsi, venite in sede o scrivetemi, io vi contatterò e vi metterò nelle liste, perché ci saranno candidati, ci saranno consiglieri comunali nelle nostre liste che saranno eletti con pochi voti, perché metterò tutte persone che sono più o meno dello stesso calibro, cioè tutte persone normali. I neo, diciamo, se ci saranno consiglieri comunali uscenti, saranno in una lista a parte, non saranno nelle liste dove ci saranno tutti i cittadini di Reggio, chi prende 50, chi prende 20, chi prende 100, ci saranno consiglieri che saranno eletti con pochissimi voti. Ecco, questa è la democrazia. Noi protesteremo, continueremo a protestare, continueremo a fare vedere le porcherie che ci sono nella nostra città, proporremo le soluzioni, ma ancora non governiamo. Dopodiché costruiremo il programma insieme a voi, perché siete voi i protagonisti di questa storia meravigliosa. Ok, cari concittadini? Io vi ringrazio, ci sentiamo domani. Vediamo domani se riusciamo a fare una diretta sul campo, perché ci sono tante richieste che mi avete fatto per venire a trovarvi e a documentare lo scempio che c'è in giro. Dovete avere solo un po' di pazienza, perché sto facendo anche io questa campagna elettorale per le europee, quindi sto incontrando tante persone, però voglio fare tutto quello che si deve fare per la mia meravigliosa città. Ok? Arrivederci e il Signore Gesù Cristo benedica Reggio Calabria. Arrivederci cari concittadini, vi raccomando, siate coraggiosi, liberi e forti. Arrivederci.